Pippino Piragna. No, però vediamo se ce la faccio. Non ce la faccio, come non detto. Oh, ma dai. No, oh, è disgustoso. No, che è successo? Che è successo? Che è successo? Oh, ma non si accende. Nuove piste e nuovi personaggi su Mario Kart 8 Deluxe. Andiamo subito al sodo, ragazzi, perché oggi romperemo il gioco con i nuovi personaggi e non faremo le piste normali come tutti. Faremo le piste al contrario. Allora, abbiamo Torcibruco, Pipì, io avevo letto Pippino, vabbè, Pippino Piragna. Ed eccoci qua con il trofeo piuma e il trofeo ciliegia. Andremo a vedere le singole mappe e daremo anche una valutazione. Ovviamente sotto nei commenti non dimenticate di scrivere se avete provato le piste, qual è la vostra preferita, e se lo fate riceverete un cuoricino. Quindi vi raccomando, la prima è Altura di Atene. Io ci sono stata ad Atene e sinceramente non è che mi abbia fatto tanto impazzire. Tra l'altro era il 1° maggio, c'era tutto chiuso, quindi non ho visitato un cavolo. Devo dire che questo traguardo è molto bello, ma la pista la vedrete in un modo totalmente diverso, perché questa è la pista al contrario. Quindi se fate quella normale non la state facendo come la sto facendo io. Quindi va bene, non importa, perché tanto non la conosco, quindi che sia normale o sia il contrario non importa, sono già andata fuori pista, quindi va bene. Allora Kamek, facciamoci rispettare. Allora, è da un po' che non gioco a Mario Kart, sono anche un po' arrugginita, ma ci faremo rispettare. Ci faremo assolutamente rispettare e distruggeremo tutti perché siamo super cattivi. Proviamo a salire qua sopra, vediamo se ce la faccio. Non ce la faccio, come non detto. Va bene, ci rifaremo. Ci rifaremo, Kamek, ci rifaremo. Allora, puntiamo al doppio getto. Un bel salto qui. Allora, ho una banana che mi tengo, così vediamo il primo che prova a tirarmi un guscio, gliele do nel muso. E poi, eventualmente, passiamo all'attacco con il guscio rosso. Peccato, potevo prendere la salita lì, vai vai, gira. Ah no, aspetta, ah, pensavo che si era la curva. Dovrebbero mettere più cartelli stradali, ragazzi. Dovrebbero mettere più cartelli stradali. Allora, siccome, no, ho perso gli oggetti, sono una stupida. Allora, qua rischio, se io gli lancio il guscio qualcuno mi piglia malissimo, ragazzi. Vedete, vedete, vedete. Allora, superiamo le colonne e derapata, vai. Niente. Allora, ti lancio questo, levati dalle scatole. Primo posto, primo posto, ciao bello. Allora, io il guscio verde me lo tengo così, attaccata alle chiappe, ma proprio tantissimo. Riprovo a salire qui, che prima non ho avuto tanto fortuna. E ce la fa, ce la fa, Kamek, ce la fa. Allora, mi piace come personaggio Kamek, cioè lo vedo molto slim, snello, veloce, mi piace, me gusta. Oh, sono arrivata prima. Atene, ciao proprio. Siamo nella nave di Daisy, perché questo gioco è infame fino all'osso. Tu non puoi andare in vacanza e loro che fanno? Ti mettono la pista in crociera nella nave di Daisy. Cioè ti fanno dire no, io vorrei stare in vacanza, invece sono qua a giocare a Mario Kart. Terribile. Questa pista è proprio da infami. Ti fa sognare ad occhi aperti, cercando anche di evitare le banane mentre sognate. Potrebbe sembrare anche un po' il Titanic. Siamo quarti, non è proprio una bella cosa. Ho lanciato una banana quasi fuori da... Ah, no, no, no! Porca vacca tua, il guscio rosso schifoso. Allora, amico Luigino, io ti consiglio di levarti dalle scatole, perché qua... Uè, ragazzi, quel guscio verde non era il mio, ma ha fatto una bella cosa. Mario, vuoi la guerra? Tu vuoi la... No, non devo perdere gli oggetti. Tu vuoi la guerra, Mario? Siamo terzi. Allora, siamo tutti vicini. Qua ci dobbiamo giocare il tutto per tutto. Non ho preso lui. Dai, no. No, ragazzi, se non arrivi prima nelle piste, no. Autostrada lunare. Questa pista mi sa molto di piste ripetute. Non lo so, ce ne sono tante che si assomigliano, sinceramente. Non mi dice niente di nuovo. Ma il mio acerrimo nemico è Mario Tanuki. E ovviamente non gli permetterò di soffiarmi la vittoria. Non glielo permetterò proprio. Bravo Luigi, che vai a prendere i... guardarail. Vai, 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 giro. Io salirei qua sopra. Voilà! Guardate, mamma mia. Che maestria. Che maestria. Vediamo sto campo. No, il taxi! Era troppo difficile evitarlo. E no... Oh, Mario Tanuki! Mizzica, l'ho preso in pieno. No, l'importante, ragazzi, è non farsi battere da Mario Tanuki, perché sennò lui prende più punti. Anche se Luigi
potrebbe superarci in classifica se arriva primo. Ah, ma forse non ci arrivi primo, caro. Forse non ci arrivi primo, perché ti ho già superato. Ciao, bello. Prendi questa bomba. No, 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 no. Dai, cappero, e dai. Ragazzi, all'ultimo sangue. All'ultimo sangue. E levati. All'ultimo sangue. Vai. Oh, oh, ha preso la mia banana. Scemo. Ragazzi, corsa in bagno, perché in estate quando mangi troppi gelati cosa succede? Che ti viene la cacarella. Quindi giustamente, perché non andare in bagno con un kart ed essere super veloci? Questo che cos'è, ad esempio, un bidet? Allora qua prendiamo la tovaglia. Ovviamente Mario Tanuki sempre in pole position. Dilla che ti scappa. Ti scappa, eh. Allora, te qua. Questo è perché mi hai superato prima. Oddio, esce l'acqua dal gabinetto. No, che schifo. Ma dai, no, è disgustoso. Levati. Levati. Non c'è storia qua. No, questa volta, vabbè, la prendo l'acqua del gabinetto. Mi dà un po' una spintarella, quindi fa niente, fa niente. Per vincere. Come mi ha superato? In che senso mi ha superato? Perché sono seconda? Oh, no, no, no. Mi sono fermata. Ma porca. Ma io non ci credo. Allora, per il secondo torneo ho preso Peppino. Peppino il piantino. Vediamo come se la cava. Allora, mi sembra un po' meno snello di Kamek, sinceramente. Sembra pesantuccio, ma vediamo come se la cava, perché magari se la cava abbastanza bene. Oh, sono arrivata prima, ragazzi. Non ho visto un personaggio. Cioè, in questa pista, hanno avuto tutti paura di Pipino, sicuro. Riserva naturale. Sinceramente, nemmeno questa mi entusiasma tantissimo. Però le altre due potrebbero stupirci. Poi dipende, vediamo. Vediamo come ce la caviamo. Intanto il nostro Pipino cerca di sorpassare. Lancia un bel guscio e si vendica di chi ha osato superarlo. Ok, però Pipino, non andiamo a rompere le tende. Questi tipi timidi qui mi mettono veramente ansia. Pipino rimonta! Pipino rimonta! Pipino! Pipino! Non è ancora finita! La rimonta di Pipino! Secondo me. C'era quasi, c'era quasi. Se non mi stava, c'era quasi. Scusa, Link, volevi un oggettino? Li ho presi tutti, perdonami. Verso il traguardo, Pipino! Pipino! Luigi non è più una minaccia, abbiamo Waluigi, mo. Allora, questa sicuramente è molto, molto, molto bella. Forse è la migliore di questo trofeo. Però ho preferito di gran lunga quelle del trofeo piuma. Sì, mi sa proprio che ho preferito più quelle. Queste molto semplici. Questa qui bella. Però si salva solo lei. Luigi parte subito all'attacco. Non si arrende. Non accetta la sconfitta questo Luigi. Non accetta la sconfitta. Lui e le sue maledette banane. Oh, ma che è? La pista delle banane? Insomma. Contenetevi queste banane. Inquinate l'ambiente. Vede il traguardo? No, non lo vedo ancora. Ho preso la banana, porca vacca. Ecco il traguardo. No, che è successo? Che è successo? Che è successo? Oh, ma non si accende. No, vabbè. Questo è un sabotaggio bello e buono. Praticamente la forza di Pipino è stata così tanta che i miei nemici hanno addirittura pensato di sabotarmi. Non sapremo mai chi ha vinto, ma naturalmente io, perché ero a un secondo dal traguardo prima. Quindi direi prima, perché appena riuscirò a far ripartire la mia Switch completerò la gara, a meno che non si sia riavviato il gioco, spero di no. Ma ovviamente avevo vinto io, avevo vinto tutte le piste, quindi Pipino. Però ho preferito Kamek, sinceramente, e quindi direi che le piste preferite fanno parte del trofeo piuma. Ragazzi, scrivete sotto nei commenti qual è stata la vostra pista preferita. Vi ricordo che in questi giorni organizzeremo un piccolo torneo dove andremo a giocare insieme a Mario Kart. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!